Stamattina colazione un po' diversa dal solito, perché di solito io mangio cappuccino e biscotti, ma stamattina invece mangio fragole, cocco, qualche biscottino, vabbè, ho cercato di renderle un po' carine con qualche cereale e un po' di caffè. Buongiorno! Buongiorno, allora oggi voglio provare a fare, veramente mi sa che ti ho dato il buongiorno già anche prima, comunque buongiorno, voglio provare oggi a fare un nuovo Get Ready With Me, un po' così chiacchiericcio, ma mi voglio lanciare praticamente una sfida, sì, mi sfido da sola, voglio realizzare un trucco naturale di quelli vedo, non vedo, cose del genere. Che per me è davvero difficilissimo perché anche se parto con l'intenzione di fare un trucco leggero, poi mi perdo via. Comincio a vedere quel colore, comincio a vedere quell'altro colore e quello mi piace e quello lo voglio mettere. Finisce sempre che io ho un trucco pesante. Ma siccome oggi devo comunque stare fuori casa tutto il giorno e è caldo, volevo fare qualcosa di tranquillo. Sì, lo so che già comincio male perché il rossetto non è nude, però vabbè, almeno il rossetto concedetemelo. Ed è praticamente il Viva Glam Ariana Grande 2 di MAC, che è questo bellissimo ciclamino un po' rosa, un po' fucsia, che a me piace, ma comunque non è particolarmente vistoso, ci può stare con un look un po' naturale. Più o meno, e quindi niente, in realtà poi l'occasione di questo Get Ready With Me è anche un'altra, ma comunque inizio a prepararmi così intanto vi parlo, perché se no non finisco più, poi vi dirò. Allora, praticamente voglio iniziare stendendo sulla palpebra mobile, e praticamente come, diciamo, palette. Per il trucco naturale ho deciso di utilizzare la Naked 3 perché a me piace tantissimo e secondo me ha i colori adatti per provare questo esperimento per me difficilissimo. Comunque inizio stendendo su tutta la palpebra mobile questo ombretto cremoso di Illa Masca, che è praticamente un vintage metallics ed è praticamente sì un colore molto molto tranquillo però luminoso, e quindi lo vado a applicare intanto come base su tutta la palpebra mobile. Non fate caso ai capelli perché poi li andremo comunque a sistemare. Allora, l'occasione di questo anche Get Ready With Me è quello di provare il mio nuovo fantastico specchio che state vedendo. È praticamente lo specchio di Jeffree Star. Poi ve la farò vedere meglio. Io praticamente non conosco Jeffree Star, nel senso che, cioè, sì, so che è uno youtuber, so che è famoso perché altrimenti non avrebbe, adesso mi sa che metto un cerchietto, altrimenti non avrebbe la sua linea di make-up, però insomma, ecco, non seguo i suoi video, non so, non conosco la sua storia, niente. Che ho messo un cerchietto perché altrimenti divento matta con questi capelli. E insomma, vi dicevo, non conosco appunto niente di Jeffree Star, però so che comunque ha fatto anche dei prodotti di make-up un po' particolari, tipo avevo visto una volta tipo un illuminante nero o roba del genere. Insomma, io cercavo un coso, come si chiama? Un autoabbronzante. Allora, intanto, come chiamiamo colore di transizione, io direi di utilizzare questo che è Limit, molto molto chiaro e matte. Usiamo questi colori matte che allo YouTube piacciono tanto. Insomma, stavo cercando l'autoabbronzante e di solito io appunto lo prendo da Sephora. Però quest'anno la marca che volevo io praticamente da Sephora non c'è. C'è solo un prodotto, ma quello che volevo io non c'era. Io praticamente uso gli autoabbronzanti di Vita Liberata, che secondo me sono veramente ottimi. E allora, vabbè, dico, cerco su Beauty Bay. E
l'ho trovato, quindi ho preso il mio autoabbronzante, perché ovviamente finora non sono riuscita mai ad andare ancora al mare, ma cioè non è una cosa che mi manca, nel senso che io il mare lo detesto, io odio andare al mare, non mi piace né in vacanza ma nemmeno per un singolo giorno. Poi è ovvio che ci vado, perché con il lavoro che faccio, che sto sempre rinchiusa, stare un giorno al mare comunque mi fa bene per il sole, per l'aria, per tante cose. Quindi ci vado, mi sforzo di andarci, ma io mi annoio. Comunque, al mare comunque finora non ci sono ancora mai andata, un po' perché è tempo brutto, presumo che sia brutto anche da voi, un po' perché comunque, non lo so, ogni tanto piove e quindi non mi fa venire voglia di andare al mare, e quindi metto l'autoabbronzante. E insomma niente, ho preso l'autoabbronzante su Beauty Bay e poi ho fatto un giro sul sito così tranquillo, normale, e mi compare lui, mi compare lo specchio. E io mi sono detta, no, oddio, questo è di un segno del destino, perché praticamente è bellissimo, è bellissimo. Qui ha il logo di Jeffree Star, è bellissimo. Praticamente, intanto continuo. Io intanto avevo già fatto anche la base, perché trovo che sia noioso vedere le youtuber che si fanno la base, e se vi interessa di sapere i prodotti che ho utilizzato, sono gli stessi che ho usato nell'ultimo video, che poi troverete alla fine di questo, quindi se vi interessa andate lì che saprete tutto. E insomma mi compare questo specchio e io mi sono detta, no, questo è un segno del destino. Intanto metto la matita bianca di Dior sotto all'arcata sopraccigliare e l'ho preso, ma in realtà non l'ho preso solo perché è super bello, ma perché in realtà mi serve. Io qui praticamente in bagno ho tutti specchi rotti, perché praticamente magari tengo nel cassetto, comunque tiro fuori quando mi servono quegli specchiettini piccolini da borsetta, ma siccome io non è che abbia chissà quanto spazio per truccarmi, finisce sempre che magari perché vado di corsa ci sbatto, cadono e si rompono, quindi io ho sempre gli specchi rotti e sinceramente mi dà fastidio vedere gli specchi rotti, ma non perché io sia superstiziosa assolutamente, ma perché sono proprio brutti. Allora ho visto questo, mi sono detta, lo prendo, magari questo essendo un po' più grande, essendo un po' più ingombrante, ci sto più attenta quando lo devo magari appoggiare, lo devo riporre, non mi cade e mi dura un po' di più, ed è comunque carino perché comunque è viola. C'erano anche altri colori che ora ovviamente non ricordo, mi ricordo il fucsia ma poi altri non me li ricordo, e magari dico, ci sto attenta, chi lo sa, e dura un po' di più. Comunque è bellissimo e io quindi volevo fare il video per provare anche questo fantastico, mitico specchio. E finora il trucco è molto naturale e vediamo come prosegue, come procede. E insomma niente, uso gli autoabbronzanti. Non so se li usate anche voi. Allora, io sinceramente non amo fare le lampade, perché l'ho fatte qualche volta, ma mi hanno lasciato una bruttissima sensazione. Prima di tutto, comunque, se non vi spalmate benissimo le creme che vi danno dall'estetista, cioè vi bruciate, e a me una volta è successo di bruciarmi praticamente le ascelle, non ce l'avevo messo e facevo praticamente la lampada, quella doccia, e niente, mi sono bruciata tutte le ascelle, quindi assolutamente non mi attira l'idea. Allora, io direi che a questo punto possiamo andare a cercare di intensificare la piega dell'occhio. Vediamo che colore naturale possiamo utilizzare. Io direi di orientarmi tipo su questi due,
o Lear o Factory. Ma vabbè, nel Lear è veramente molto molto delicato. Factory, dai, Factory. Poco poco. Vediamo che trucco esce fuori. E allora ho scoperto questi autoabbronzanti e io mi ci trovo bene, perché comunque mi danno un tono di abbronzatura naturale. Io ho scelto praticamente la tonalità media, anche se poi in realtà questo ultimo acquisto che ho fatto è dark. Ho scelto proprio la tonalità un po' più forte e vediamo un po' che esce fuori. Non l'ho ancora provato perché devo ancora finire questo medio, ma siccome sta finendo, io in previsione ne ho già preso un altro, perché non sia mai che finisce e via. Più che altro appunto io li uso perché, ma non perché io mi senta a disagio, che sono pallida, assolutamente, non me ne può fregare di meno, ma li uso per non sentire i commenti della gente, perché veramente mi stressano. La gente sembra che non abbia altro da fare se non rammentarti continuamente quello che non gli piace di te. Vado a sfumare un po' i bordi del tutto, sempre con limite, quindi quello che avevamo usato prima, e quindi sembra che la gente appunto non aspetti altro che stare lì a criticare quello che non gli piace di te. E ovviamente in estate non possono far altro che criticarmi per il fatto che non sia abbronzata come invece dovrei essere secondo loro. Ma siccome tanto, anche se mi impegno, sto al sole, mi abbronzo, a fine estate è sempre sta storia, quindi evito di andare al mare e via. Sulla palpebra mobile a questo punto, quindi io direi che il trucco ci siamo, è veramente molto molto delicato, applico zucchero filato di Neve Cosmetics, che è praticamente, ora provo a farvelo vedere, questa polverina molto molto leggera, rosa, con dei micro glitter, e quindi più naturale di così si muore. Vediamo. Vedete, è molto delicato, però allo stesso tempo è luminosissimo. E quindi insomma preferisco ecco l'auto abbronzante. Finora devo dire che non ho mai avuto grandi problemi, mi piace. E all'inizio lo applico tipo 3 sere consecutive, perché comunque questo che uso io è del tipo che più lo applicate e più insomma vi abbronza, quindi le prime volte quando proprio non lo state quindi riutilizzando, dopo un anno per capirsi, lo applico tipo 3 volte a sera, a settimana, sì, per 3 sere consecutive, e poi quando vedo insomma che ho bisogno, che comincio a scolorirmi, lo applico. Io lo applico da sola, non ho problemi, riesco a raggiungere tutte le zone. Poi ci può stare che qualche punto mi rimane scoperto, ma vabbè, fa niente. Io direi di intensificare un pochino di più la piega dell'occhio, perché non mi ci posso vedere. Però via, sto facendo veramente un trucco leggero, ci sto riuscendo. Poi faccio vedere anche come mi vesto, insomma, per questa cosa. E ho visto che praticamente andrò a Perugia, quindi tutto il giorno lì, e ho visto che praticamente era una vita che non andavo a Perugia, e poi per l'università, insomma per varie cose, ci sono ricapitata, e ho visto che ha aperto MAC. Assurdo, non lo sapevo, e sono rimasta così, perché sono passata per il corso e ho visto MAC. Allora, intanto mettiamo sugli occhi, diciamo che non voglio mettere eyeliner, voglio restare quindi un po' sul naturale, e applico questa matita di Urban Decay, che è la 24/7 Glide On,
ed è Roxar, che è praticamente una specie di prugna. Quindi applico la linea, cerco di fare insomma un po' di eyeliner e ci rivediamo. Ok, più o meno ho fatto diciamo una linea naturale, insomma non proprio marcatissima. Insomma, vi diceva, voglio applicare qui, insomma, all'interno dell'occhio, un ombretto un po' luminoso e applicherò questo che è Dust, quindi questo rosino luminoso. E insomma, ho visto aperto MAC, lì per lì che l'ho visto, poi ci sono passata avanti un po' di volte, non sono mai entrata. Allora, il negozio ovviamente non è grandissimo. Poi magari col tempo si espanderà, non lo so, per il momento non è grandissimo e ho evitato di entrare. Allora, in realtà è da tantissimo che non compro make-up, cioè magari sì, guardo sui siti, controllo, però difficilmente compro make-up, nel senso che deve proprio essere qualcosa di particolare che veramente non ho, che mi colpisce, però basta comprare solo per il packaging. Adesso quindi il trucco è veramente semplice, credo di essere riuscita nel mio intento, oddio non mi ci posso proprio vedere, comunque cerchiamo di creare un po' di profondità anche sotto nell'occhio. Cosa posso applicare? Allora io direi di andare di Hugshot, questo marroncino luminoso, e lo applico sotto fino a circa metà occhio. Insomma, passo per il corso distrattamente e vedo MAC. Non ci potevo credere, mi sembra veramente assurdo, dico, e invece ha aperto. Allora, quel giorno non sono entrata, ma essenzialmente perché io ho paura delle commesse, nel senso, se io entro, guardo, riesco comunque a non comprare, no? Guardo, sì, mi piace, tocco, insomma, ma io ho paura delle commesse, cioè io ho paura proprio del contatto con le persone, per cui se poi qualcuno inizia, infatti io se posso compro sempre tutto online, proprio per questo, perché poi se mi vengono intorno e mi parlano, mi cose, poi mi convincono a comprare, o magari compro per la disperazione e quindi cerco di evitare, però oggi non so se resisto alla tentazione di passarci. Poi nella parte diciamo un po' restante della parte inferiore dell'occhio applico l'IAR, questo molto molto delicato. E così ho paura a passare davanti alla MAC perché io so che stavolta non resisto. Io sono stata solo una volta io in un negozio MAC a Roma, quando era tipo quasi 3 anni fa, era per il mio compleanno e volevo vedere appunto un negozio MAC e quindi andai lì. Applico poco poco qui in fondo all'occhio, giusto per congiungere il tutto con la riga di matita, come si chiama? Black Heart, quindi cuore nero, questo, che è il colore quello un po' più che fa scena all'interno della palette. Ma proprio giusto, ecco, una puntina qui in fondo. Quindi oggi è giornata easy, tant'è che porterò via anche il libro da studiare, che sto studiando per un esame. Ok, manca solo la parte interna dell'occhio, intanto io pulisco un po' il pennello. Allora, nella parte interna dell'occhio direi di riapplicare sempre Dust, tranquillo. Comunque questo specchio è fantastico. A parte proprio la comodità di tenerlo,
è molto più comodo rispetto a quegli specchi piccoli, è tutta un'altra cosa. E poi è bellissimo. A questo punto manca giusto il mascara e poi la riga, la matita, insomma, nella rima interna. Userò sempre la stessa matita di prima. Come mascara proviamo insieme il Better Than Sex di Too Faced. Mi sono decisa a tirare fuori il mascara nuovo, in realtà quelli che ho, come sapete appunto dall'altro video, ancora continuo ad utilizzarli più o meno, perché secondo me non sono completamente finiti, e quindi niente, ci vediamo dopo l'applicazione del mascara. Fatto, secondo me ci siamo, cioè non è proprio naturalissimo, cioè, se vede che sono truccata, però dai, non è fortissimo, sono abbastanza, diciamo, orgogliosa del risultato. E allora niente, sistemiamo i capelli e poi faccio vedere come mi vesto, ma molto molto tranquillo. Insomma, per i capelli devo giusto fissare un po' il ciuffo, che già l'ho lisciato. Approfitto per farvi vedere la mia mitica, il mio mitico spray del momento per i capelli, che è questo di Bumble & Bumble, BH Strong o B Strong, non si capisce bene questa lettera cosa sia, B Strong diciamo, Finish. E la cosa figa è il tappo, che praticamente si ruota, ora non ruota, ah sì, ruota, e qui c'avete insomma quello dove spruzza, poi di qua lo chiudete e non esce nulla. Io non ce l'avevo mai avuto uno spray così, e quindi niente, vado semplicemente a fissare il ciuffo. Ieri sera poi ho provato a fare tipo le punte un po' più rosastre, non so se sono venute qui del ciuffo. Ora tanto mi metterò davanti alla luce del giorno e vediamo se si capisce qualcosa, perché come al solito le luci del mio bagno sono abbastanza inquietanti. Io praticamente non tornerò mai più ai capelli lunghi, perché ecco un attimo e io sono praticamente pronta a lisciarli, ci metto un attimo e niente. Non rimpiango le ore che passavo per cercare di sistemare quei maledetti capelli lunghi, quando avevo appunto i capelli lunghi, e poi comunque non ero mai 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 contenta del risultato. Mi sentivo sempre qualcosa che non andava e niente, quindi io presumo che questo sarà il look mio da qui all'eternità. Ok, sono pronta e ora outfit. Questo è il risultato del mio make-up. Allora, i capelli rossi non credo che siano venuti, ma non lo so. Comunque, questo è il risultato finale del trucco. Penso che ci siamo. Vabbè, se vede che sono truccata, però vabbè. Comunque è molto leggero rispetto ai miei standard. E ho deciso oggi di vestirmi in un modo un po', forse non troppo adatto alla mia età, ma non mi importa nulla, voglio vestirmi così. Il mio outfit oggi è così. Ho deciso di mettere questo crop top, che secondo me è molto molto carino, che praticamente si lega in vita. Allora, io dal sito di The Zenis avevo visto che era legato davanti, ma a me sinceramente legato davanti non piace, preferisco fatto così, poi non so. E questa mini di jeans di Guess di molti anni fa. Però insomma, tanto è una minivana di jeans che non scade mai di moda, quindi il mio outfit è molto semplice. Come accessori ho i miei cuoricini di Tiffany e la collanina questa qui che ho preso su internet, sempre con il cuoricino, che secondo me insomma è carino.
E poi come braccialetti ho questo di Swarovski, e che riprende un po' il trucco, devo dire, un po' rosino, un po' brillante. E poi questo di M Cosmetics di mille anni fa, che però mi piace tantissimo perché mi fascia bene il braccio. Mentre come scarpe ho i miei mitici sandali, ve li faccio vedere. Come sandali ho questi di Cult, ho questi di Cult che sono molto delicati, come vedete, sì, per niente kitsch, però vabbè, a me piacciono, che secondo me sono molto molto carini e ci stanno bene con l'outfit, quindi non vado ad aggiungere chissà quanti colori, e secondo me insomma ci può stare, e sono veramente comodi, mi aggiungono quei centimetri in più di altezza che non guastano, e secondo me insomma sono carini. Quindi nel complesso l'outfit dovrebbe essere più o meno così, non so quanto riusciate a vedere, spero un po'. E quindi niente, io ora parto, porto via anche la crema solare perché comunque credo che la metterò in tutte le parti esposte, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!